Giacomo Pascale, la comunità di Lacquameno accoglie Don Carlo Candido. Immagino che sia motivo anche di orgoglio, di felicità, di soddisfazione, perché parliamo comunque di uno dei sacerdoti, magari sì, qualche volta discusso, ma di certo tra i più amati degli ultimi 20 anni. Beh, mi sforzo di parlare da sindaco per accogliere, e poi lo farò chiaramente al momento opportuno, per accogliere Don Carlo Candido, perché parlarne come Giacomo mi è complicato, in quanto mi lega un sincero rapporto di amicizia, di affetto da decenni, c'è una stima reciproca e quindi quando si parla in pubblico di un amico si rischia di scadere nel banale. Come sindaco, a nome della mia comunità, gli auguro dal profondo del cuore il benvenuto a un parroco che innanzitutto ha un rapporto eccezionale con i giovani, e quindi noi dobbiamo amministrare e ispirarci a scelte che devono necessariamente andare verso il futuro, guardare al futuro, e quindi guardare ai giovani è il minimo che possiamo fare in tutti i settori, anche la vita pubblica, amministrativa, politica, eccetera. Quindi è amato dai giovani. Un ringraziamento, approfitto che mi dai questa possibilità per ringraziare sin d'ora l'opera di Don Giacchino Castaldi, che è praticamente eccezionale, con occhi ai più deboli, per quello che rappresenta sull'isola, rappresentato. E un benvenuto a Don Carlo, che io sono convinto che la chiesa di Santa Restituta, la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, la chiesa del Camino, diciamo, sono affidate secondo me nelle mani giuste di chi praticamente deve maggiormente provare a condividere, a coinvolgere una comunità che, ahimè, anche alla luce di tanti momenti che ha vissuto e che sta vivendo, è alle volte spaesata, un po' divisa, e Don Carlo io credo che sia l'elemento, diciamo, adatto, tra virgolette, a mettere insieme anche la parte sociale, a mettere insieme anche con maggiore condivisione e maggiore partecipazione, con l'entusiasmo che lo contraddistingue e che la sua fama lo precede.